che sta maturando in Cina e che ha dei risvolti anche singolari, insomma, in parte adesso comincerà subito a parlarne anche lui. Grazie Luciano per la parola e un saluto a tutti i telespettatori e ascoltatori e ascoltatrici. Effettivamente la visita del premier indiano, io l'ho vista dal punto di vista cinese, perché ieri sera a giusto punto stavo guardando un telegiornale cinese che raccontava della visita del premier indiano. E non è la prima visita del premier, che insomma, mi sembrava che menzionasse il fatto che era già la quarta volta che si recava a Pechino, e il fatto che ci siano questi scambi così frequenti è sicuramente un segnale interessante, perché ricordiamo che Cina e India hanno avuto una storia di relazioni piuttosto tribolate, che hanno incluso pure delle guerre a bassa intensità, però comunque sempre dei conflitti. E sono tutte e due delle nazioni che si stanno affacciando sul proscenio internazionale con delle ambizioni che sono sempre più supportate dalla loro forte crescita, e quindi qualsiasi cosa che decideranno andrà sicuramente ad influire pesantemente sugli scenari internazionali. Però è un qualche cosa di cui si parla molto poco qua in Europa, e in un mondo così globalizzato bisognerebbe effettivamente prestare attenzione non solo a quello che succede a casa e poco fuori casa, però anche a quello che succede in posti lontani ma molto influenti. A proposito della questione sociale, ti volevo chiedere una cosa, perché l'ho vista in una non in una trasmissione, in un reportage che c'era su Repubblica, su Repubblica, però per immagini su YouTube, e ho trovato che dei sindacalisti della CISL sono andati in Cina ed hanno scoperto che poi insomma c'è un movimento che non trova un eco, e invece è un movimento che si sta rafforzando, e intanto ha ottenuto comunque un generale aumento dei salari, e dall'altro c'è una cosa molto particolare che a me mi ha veramente sorpreso. Queste ONG fanno causa alle società che delocalizzano la loro produzione, per esempio in Vietnam, in Indonesia, insomma in Malaysia e in Thailandia, adesso non so di preciso, ma insomma questo avviene questa delocalizzazione, e vincono queste cause, si fanno risarcire, e lo fanno addirittura come territorio, cioè per aver perso un bene, no, non solo una retribuzione. Mi sembra questa un ottimo esempio che forse dovremmo seguire. In Italia questa cosa non succede, qui si delocalizza e non succede nulla, anzi è tutto vantaggio non paga pegno a nessuno, insomma, ecco. Quindi da una arretratezza sociale ci viene un grosso esempio invece di battaglia avanzata. Credo che il clima comunque nelle aziende e in generale nella società cinese stia cambiando, e forse mi potrai portare anche a qualche altro esempio. Ma sì, certamente la Cina è in cambiamento, un forte, velocissimo cambiamento da decenni oramai. E però qua in Occidente, in Italia, siamo sempre fermi all'idea che la Cina rappresenti
basso costo di lavoro, condizioni di lavoro molto, molto pesanti, orari lunghissimi, eccetera, eccetera. E questo è solo parzialmente vero e soprattutto è in cambiamento comunque, perché in Cina il costo del lavoro sta aumentando sempre di più, le tutele dei lavoratori e i salari eccetera sono in aumento, e questo fa sì che alcune produzioni che si facevano in Cina per sfruttando il basso costo di lavoro si fanno sempre di meno e vengano delocalizzate o in altre aree della Cina o addirittura in altri paesi come il Vietnam, che sono partite un po' più tardi nel loro cammino verso lo sviluppo. E questo fa sì appunto che il panorama stia cambiando fortemente, e però insomma la fotografia che noi continuiamo a guardare della Cina è sempre quella, è una fotografia statica, no? Per cui questo qui ci impedisce di cogliere il cambiamento che c'è. Adesso nelle grandi città cinesi il livello retributivo è molto vicino a quello di tanti paesi occidentali. È vero che la Cina è un paese di forti contrasti sociali, per cui assieme a salari a livelli occidentali ci sono anche situazioni di invece salari molto bassi, di sfruttamento verso quei migranti che vengono dalle aree più povere della Cina, però insomma è una fotografia molto più complessa di quello che si pensa, e sotto alcuni punti di vista veramente potremmo pure prendere alcune pratiche, non dico come esempio, però sicuramente come dei casi da analizzare, studiare e insomma da cui trarre delle idee. Ho letto che naturalmente la Cina sta portando avanti due grossi progetti: la nuova via della seta dall'altro invece la banca asiatica per investimenti e infrastrutture, che diciamo è l'alter ego della Banca Mondiale. E tutto questo nei paesi in via di sviluppo, o cosiddetti in via di sviluppo, ha una forte presa, no? E adesso discuteranno sicuramente da oggi, in questi giorni, Modi e il premier cinese discuteranno anche di questo, perché la via della seta però taglia fuori l'India, quindi l'India si lamenta un po' di questa cosa, per il fatto che naturalmente la via della seta è quasi tutta per terra e per nave circunnaviga l'India e approda magari in Pakistan e via, insomma arriva nel Mar Mediterraneo, quindi c'è come dire un'esigenza da compendiare, che è quella dell'India. Qui il discorso è tutte e due, Cina e India, sono convinti che questo è il secolo dell'Asia e che tutto si sposterà, come dire, l'egemonia che è stata fino adesso dell'Occidente si sta spostando sull'Asia. E però c'è una diversità tra India e Cina, perché la Cina vorrebbe che la Russia fosse da subito inserita in questa come dire trilogia che diciamo forma tripolare che potrebbe essere l'elemento di egemonia, perché insomma Cina, India e Russia fanno veramente un complesso, non dico imbattibile, ma sicuramente di una forza strepitosa. Però gli indiani
che hanno appunto quelle cose di cui parlava, quei, diciamo, quei retaggi, di certo non tutti di amicizia nei confronti della Cina, vorrebbero che questa, che prima si formasse, come dire, un duopolio tra Cina e India e poi si aggiungesse il corpaccione della Russia a questo. Quindi insomma c'è da discutere, c'è da equilibrare, sapendo che tutti e due i paesi corrono verso uno sviluppo che non ha paragoni nel mondo occidentale, ma anche nella storia forse dell'umanità, i progressi fatti dalla Cina e dall'India sono imparagonabili. Poi, per fare riferimento a quello di cui parlava Marco, insomma, in Cina sono cresciute anche, è cresciuta anche la qualità del lavoro. Oggi in televisione ho visto un servizio su una fabbrica completamente automatizzata con tutti i robot, e allora ci si chiede: ma come, cioè, avete 1.350.000 persone e 350 milioni di persone e vi occupate di robot? Non è in contraddizione, io credo, questa cosa, così come diceva il servizio che è stato proposto in televisione, non è in contraddizione questa cosa, perché sta crescendo il livello medio di istruzione e quindi la manodopera è una manodopera completamente diversa da quella del passato, sta crescendo il livello qualitativo della produzione. Certo, certamente, ma intanto sempre un po' per riportarlo in ottica italiana, questo qui è anche una tendenza che può essere di grande interesse per l'industria italiana, no? Ricordiamo che una delle maggiori esportazioni italiane in generale, ma soprattutto verso la Cina, è quella di macchinari industriali, automazione e robotica, e attualmente nel campo dei robot industriali la Cina è il primo mercato mondiale. In assoluto non lo è in termini relativi. Ci sono dei paesi, per esempio come il Giappone, che hanno rispetto alla produzione un più alto tasso di incidenza di robot, però insomma in termini assoluti la Cina, essendo un paese più grande e con una maggiore produzione industriale del Giappone, insomma in termini assoluti il numero di robot industriali che sono venduti in Cina è maggiore di quello giapponese, e c'è una produzione locale, ma c'è anche una grandissima importazione. Questo qui quindi è un mercato di assoluto riferimento anche per la meccanica italiana. E no, non è in contraddizione, perché abbiamo detto insomma che la Cina, in Cina coesistono delle realtà di produzione di altissima tecnologia, altissima qualità, e altre produzioni invece con metodi di lavorazione che sono molto basati invece sulla lavorazione manuale. Sono delle realtà che coesistono e coesisteranno ancora per molto tempo, ma che sono destinate via via a trasformarsi. E per quanto riguarda quello che dicevi, insomma, questi scenari, questo qui fa parte insomma di una dialettica normale, di una contrattazione. Sappiamo che insomma, i cinesi sono dei grandi negoziatori, gli indiani pure, e quindi è chiaro che insomma da questo nasce un lungo negoziato che poi troverà sicuramente un punto di equilibrio. Quale sia questo non è dato saperlo, però insomma il fatto che il premier indiano vada in Cina 4 volte insomma significa che questo negoziato è in corso e sicuramente produrrà qualche frutto. Insomma, di che gusto e di che colore questi frutti saranno ancora non lo sappiamo, però insomma,
ci saranno di sicuro. Mi dicevi tempo fa